Continua il tour negli ospedali calabresi del consigliere regionale Ferdinando Laghi. Dopo Castrovillari, Trebisacce, Paola e Cetraro, è stata la volta di Praia a Mare. Anche in questo caso diverse le criticità, la più importante certamente la carenza di personale. La prima cosa che salta all'occhio e che ti dicono i colleghi, gli operatori, è l'assoluta inadeguatezza numerica del personale sanitario, medici e non medici. Quindi non c'è alcun dubbio che se vogliamo dare una risposta di salute alle popolazioni dobbiamo presidiare i luoghi della sanità con operatori sanitari. Quindi ancora una volta c'è da dire, c'è da ribadire il concetto che assumere è l'iniziativa più importante e urgente da attuare, a cominciare da ieri, direi. Dopo la prima riconversione e il depotenziamento di circa un decennio fa, l'ospedale di Praia a Mare, anche a seguito di una sentenza del Consiglio di Stato, è stato inserito ora nella rete ospedaliera regionale, un passo necessario ma non sufficiente. Per noi ha una valenza significativa perché va incontro a tante necessità che erano state sospese in termini di assistenza sanitaria di base. Certamente il problema del personale si pone perché la struttura è stata chiusa, il personale è stato trasferito e quindi va riacquisita la forza lavoro per portare nel presidio ospedaliero di Praia tutte quelle strutture che sicuramente garantiranno al presidio la sua centralità nel soddisfare i fabbisogni della popolazione. Se vogliamo gestire e dare salute sui territori ai cittadini, dobbiamo restringere le attuali aziende sanitarie per permettere un collegamento diretto fra il governo della sanità, i cittadini, i sindaci, il terzo settore. Allargarle ulteriormente, come per l'azienda zero, e non può assolutamente produrre nulla di positivo, ma anzi peggiorerà la distanza fra il governo della sanità e i cittadini e quindi i problemi che questo ha già provocato in passato.